Vivians, con questo video apriamo le porte ad un'altra pazza epoca, il Rinascimento. Pazza perché, come al solito, scopriremo di volta in volta gli aspetti di questo periodo che vengono trattati poco o niente a scuola, ma che sono anche i più interessanti, curiosi e pazzerelli per noi che viviamo nel nuovo millennio. Iniziamo con la domanda: com'era diventare madre nel Rinascimento? Diventare madre nel Rinascimento era lo scopo della vita delle donne. Secondo Martin Lutero, le donne avrebbero dovuto consumarsi pure di stanchezza, perché fare figli era lo scopo per cui esistevano. E così era, perché le gravidanze che doveva affrontare una donna erano ravvicinate e continue. In media ogni 24 o 30 mesi, ma a volte anche prima se la donna era benestante. Come per le ricche fiorentine, che avevano in media un parto ogni 20 mesi. E se il marito era a casa e non in viaggio, si arrivava addirittura ad un parto ogni 17 mesi. La vita delle donne nel Rinascimento si svolgeva secondo i ritmi della vita sessuale. Le lavoratrici non erano classificate in base al proprio mestiere o al grado di specializzazione, bensì a seconda della loro relazione rispetto a un patriarca maschio o a un datore di lavoro. Erano identificate come mogli, figlie, vedove, fanciulle se erano giovani lavoratrici impiegate al di fuori della famiglia, e femme sole, ovvero lavoratrici indipendenti. Le donne stesse definivano la loro esistenza riferendosi a prima, durante e dopo il matrimonio e il parto. Erano questi gli eventi che scandivano la loro vita, che ruotava tutta intorno alla figura maschile. Erano figlie, mogli e vedove, sempre al servizio dell'uomo. Fortunatamente, la maternità nel Rinascimento non era solo un dovere, ma anche un privilegio e il trionfo della donna, che acquisiva maggiore importanza in un primo momento con il matrimonio e in un secondo momento quando generava figli. Era però un trionfo temporaneo, come vedremo dopo, ma da non sottovalutare. In Italia la donna che aveva appena partorito, la puerpera, veniva festeggiata e coccolata. D'altronde, generando numerosi figli, avrebbe garantito una discendenza alla famiglia, una preoccupazione molto sentita dalle famiglie benestanti, che altrimenti sarebbero potute sparire nel giro di una generazione. Una vera minaccia per la sopravvivenza della classe dominante. Per questo esistevano anche dei trattati educativi che indicavano la fertilità della donna come aspetto fondamentale nella scelta della consorte, come In della famiglia di Leon Battista Alberti e nel De re uxoria di Francesco Barbaro. Un esempio di madre prolifica fu Henrietta Maria, moglie di Carlo I d'Inghilterra, che fu incinta senza interruzioni dal 1628 al 1639, generando 36 figli. Come vi dicevo, la puerpera in Italia veniva festeggiata e coccolata durante la sua convalescenza. Passava diverse settimane a letto e durante questo periodo il cibo le veniva portato al capezzale su di un vassoio, che inizialmente era un semplice vassoio, ma dal 1400 divenne il dono prediletto dai fiorentini per onorarla. Veniva chiamato desco da parto. Ma prima di parlarvi di questo originale dono, voglio dirvi che se state guardando questo video in estate, vuol dire che neanche il caldo può fermare la vostra sete di sapere. Quindi perché non sfruttare questo periodo di tranquillità per imparare a parlare bene in inglese? Grazie alla piattaforma di Cambly potete fare lezioni in videochiamata online dove e quando vi pare, parlando con tutor madrelingua sempre disponibili. Potete anche scegliere il tutor in base all'accento, alla personalità, alla professione e al vostro livello di inglese. Oppure ricercarlo con una parola chiave, come management o psychology o books. Potete iniziare anche in estate, perché non è necessario che vi mettiate subito con il massimo dell'impegno, ma potete connettervi anche per soli 15 minuti. I prezzi di Cambly poi sono imbattibili rispetto alle
scuole tradizionali di inglese e utilizzando il codice VIVI07 otterrete il 50% su tutti gli abbonamenti annuali e 15 minuti di lezione gratis. Trovate il link sotto al video in descrizione e nel primo commento. Inclusi nel prezzo dell'abbonamento ci sono anche corsi e workshop per superare test internazionali di inglese e colloqui di lavoro. Ma da oggi c'è un'importante novità su Cambly, utile soprattutto se siete principianti e vi sentite insicuri nel parlare con qualcuno in inglese. Sto parlando di CamAI, un sistema di intelligenza artificiale conversazionale che emula una vera conversazione con un tutor, correggendovi in caso di errore e preparandovi alla vostra prima conversazione con un tutor umano. È un servizio gratuito e senza impegno. Con Cambly puoi migliorare il tuo inglese per trovare lavoro, viaggiare e vivere all'estero senza più problemi con l'inglese. Quindi non indugiate, provare è gratis. Torniamo ora al desco da parto. Era un vassoio tondo, dipinto su entrambi i lati, con scene riguardanti la nascita in chiave religiosa, come la natività di Gesù o di San Giovanni Battista, oppure scene profane riguardanti l'infanzia o la fertilità, figure allegoriche e soggetti letterari. Il retro era di solito dipinto con simboli araldici o scene familiari. Spesso erano decorati da grandi pittori, quindi erano un dono costoso che solo le donne delle famiglie abbienti ricevevano. Erano doni preziosi non solo dal punto di vista economico, ma anche simbolico, perché rappresentavano il trionfo della donna sull'uomo in alcune circostanze. Infatti, la donna quando si sposava o generava figli conquistava una sorta di predominio sociale e sessuale sullo sposo, che veniva rappresentato nei simboli che adornavano i doni del matrimonio e del parto, come il desco da parto e il desco da nozze regalato come augurio per la nascita dei figli. Il trionfo femminile però era solo temporaneo. Dopo il matrimonio e il puerperio, il normale predominio maschile veniva ristabilito. Come dopo le stravaganze del carnevale c'è il periodo austero della quaresima. Ciononostante, il desco da parto veniva appeso in casa, rimanendo così a ricordare a tutti il trionfo della donna. Così che, anche se a livello sociale sarebbe stato passeggero, a livello simbolico sarebbe stato permanente. Il desco da parto venne in seguito sostituito dalla tazza da puerpera o dal servizio da puerpera. Il parto. Nel Rinascimento la mortalità femminile durante e dopo il parto era molto elevata. Molte donne morivano in seguito ad emorragie, febbri puerperali, le conoscenze mediche ed igieniche erano scarse, quindi anche quelle che oggi magari possono essere piccole complicazioni al tempo portavano come esito la morte della madre e del figlio. In quel periodo la gravidanza era considerata un mistero circondato da superstizioni. Le conoscenze scientifiche sulla gravidanza erano ancora molto limitate e la comprensione moderna dell'anatomia e della fisiologia umana era ancora agli inizi. Si pensava che uno squilibrio tra i quattro umori del corpo, sangue, flemma, bile gialla e bile nera, potesse influenzare la salute della madre e del feto. Veniva anche attribuita importanza all'astrologia, come il momento dell'anno in cui veniva concepito il bambino. È nel 500 che si fanno i primi passi verso lo studio della gravidanza e del parto, che iniziano a essere indagati dal campo scientifico per capirne i meccanismi e i segreti, ma tutto questo senza che i medici potessero assistere ai parti. Infatti, per motivi morali, solo le donne potevano essere presenti durante un parto. La Chiesa vietava la presenza maschile durante le nascite perché considerava in quel momento la donna impura, anche se esaltava la maternità come sacra. Si pensava che il sangue e i liquidi puerperali avessero un potere negativo e corrosivo simile a quello del sangue mestruale. Questa condizione di impurità lasciava la donna in pericolo, esposta alla morte oppure all'aggressione di spiriti maligni, ma la rendeva allo stesso tempo pericolosa. Se non avesse preso determinate precauzioni, come vedremo dopo,
poteva portare disgrazia agli altri. Se un uomo avesse rotto il tabù legato al parto, ne avrebbe fatte grosse spese. Come il dottor Wirth, un medico di Asburgo che nel 1552 si travestì da donna per assistere una sua paziente durante il travaglio. E per questo venne bruciato sul rogo. La scienza però, come vi dicevo, nel Rinascimento stava iniziando a interessarsi agli organi riproduttivi femminili, alla gravidanza e al parto. Ma per farlo i chirurghi dovettero iniziare a sezionare i cadaveri delle donne gravide. Nel mondo della medicina le partorienti erano considerate praticamente insignificanti. Dobbiamo aspettare la prima metà del XVIII secolo per vedere i primi medici maschi assistere ai parti. Anche se sembra fossero medici di malafama, incapaci o alcolisti, perché dedicarsi all'ostetricia era uno stigma così grande che i bravi medici non volevano farlo. Cosa accadeva quindi al momento del parto? Attorno alla partoriente si raccoglievano la levatrice e altre donne, che potevano essere parenti, donne di servizio o vicine di casa sposate che erano state chiamate apposta, perché era importante diffondere il più ampiamente possibile le conoscenze della levatrice, visto che ogni donna poteva essere chiamata durante un'emergenza a prestare soccorso a una partoriente. La levatrice o ostetrica era una donna saggia, spesso figlia a sua volta di una levatrice, che agiva secondo un sapere dato dall'esperienza e tramandato per lo più oralmente, in cui si mescolava scienza, magia, religione. Era in grado di diagnosticare al tatto, di operare pressioni e dilatazioni, rivolgimenti esterni e interni. Ma esistevano anche trattati che venivano in aiuto delle donne, come quelli di Trotula della scuola salernitana, identificata da molti come una donna medico, che dopo l'anno 1000 fu autrice di testi di ginecologia e ostetricia rimasti esemplari per secoli. Un altro testo di ginecologia che divenne riferimento per le levatrici era Il giardino delle rose, pubblicato nel 1513 dal medico tedesco Eucario Rodione. Nell'opera sono presenti consigli igienici e di comportamento, viene anche descritto lo sgabello delle ostetriche, che vedremo dopo, e si accenna al cesareo post mortem. L'utero qui viene descritto come diviso in 7 camere. Le 3 di destra davano vita al maschio e quelle di sinistra alla femmina, mentre da quella centrale si generavano gli ermafroditi, che allora erano considerati mostri. Infine, una portata ancora più innovativa ebbero le opere del chirurgo francese Ambroise Paré, che diffuse e perfezionò il rivolgimento e l'estrazione podalica con la tecnica usata fino ai giorni nostri. Torniamo alla levatrice. Era una figura considerata controversa, perché era una donna potente che da una parte conosceva i segreti della vita, ma dall'altra quelli della morte. Sapeva far nascere i bambini, ma anche provocare degli aborti. E in alcuni casi era lei che si occupava dell'eliminazione dei neonati. Questo però lo approfondiremo nella seconda parte del video sulla maternità nel Rinascimento. Per questo appariva agli occhi delle istituzioni come una figura da controllare e disciplinare. La Chiesa cercò di controllarla alternando repressione e formazione. Nel Rinascimento la maggior parte delle donne mandate al rogo con l'accusa di stregoneria erano proprio levatrici. Uno strumento importante di cui si avvaleva la levatrice nel momento del parto era la sedia ostetrica o sedia da parto. Era una sedia in legno con un buco al centro, risalente alla Grecia di Ippocrate. Esisteva anche la versione sgabello a ferro di cavallo, su cui la gravida sedeva con una donna dietro a farle da schienale. Solitamente era la madre o la sorella, e altre due donne ai lati. Queste figure si occupavano di sorreggere, aiutare e consolare la partoriente, mentre la levatrice si occupava del bambino che usciva. Questo era un sistema che consentiva alla madre di affaticare meno la schiena e agevolava l'uscita del bambino. Le donne erano comunque libere di assumere altre posizioni, di solito secondo la tradizione locale. Potevano inginocchiarsi, accovacciarsi o stare in piedi aggrappate ad una trave. Pare che nel 1600 le donne altolocate iniziarono a rifiutarsi di partorire come quelle povere e quindi cominciarono a partorire sdraiate supine sui loro letti.
partorirai con dolore. In medicina erano già conosciuti gli effetti anestetizzanti di alcune sostanze come l'oppio, ma nel Rinascimento era praticamente proibito alleviare i dolori del parto con un anestetizzante. Secondo la Chiesa, la donna doveva partorire con dolore, perché questa era parte della punizione che Dio le aveva dato per aver commesso il peccato originale. Il parto veniva caricato di questa colpa. Infatti, tutte le preghiere delle partorienti dell'Occidente cristiano chiedono di salvare la propria vita e quella del bambino, ma mai di essere esonerate dal dolore. Il dolore non solo veniva accettato, ma doveva esserci. Una donna che avesse partorito senza dolore sarebbe risultata sospetta, quasi a rischio di un'accusa di stregoneria. In passato le donne erano abituate a urlare durante il parto, a esibire il proprio dolore. Le loro grida dovevano sentirsi nel vicinato. La stessa allevatrice le incitava ad esprimere il dolore. Questo almeno aveva per la donna un risvolto positivo sul piano emotivo, perché permetteva di esprimere la sofferenza e condividerla. Fu solo nel XIX secolo che si iniziò ad usare anestetici anche durante il parto. La regina Vittoria fu una delle prime donne a sperimentare l'anestesia con l'etere. Nel 1853, per il parto dell'ottavo figlio, si fece anestetizzare, andando contro il sovvertimento biblico partorirai con dolore e contribuendo così all'indebolimento del tabù sul parto in dolore. I pericoli del parto. L'alone religioso e superstizioso di negatività, colpa e impurità che avvolgeva il parto portava a pensare che durante la nascita sia la donna che il bambino potessero essere vittima di influssi maligni. Questa era una preoccupazione che angosciava soprattutto le donne inglesi, mentre le loro contemporanee italiane sembravano esserne meno colpite. Questi pericoli potevano essere eliminati soltanto mediante cerimonie religiose particolari. In Inghilterra, ad esempio, per proteggere la madre e il bambino dagli influssi malefici durante il parto, veniva usata la cintura da parto, una pergamena con illustrazioni e immagini magiche, nonché con ritratti schematici di santi. Veniva legata intorno al ventre della madre o sistemata sul ventre. L'uso pratico e magico della cintura da parto è testimoniato da fonti di medicina antica e ne è stata ritrovata una che è ora conservata al Wellcome Collection di Londra. I ricercatori hanno trovato materiali biologici su di essa che attestano il suo utilizzo attivo durante il parto. La cintura da parto o cintura maieutica era ricoperta di invocazioni cristiane di carattere apotropaico, ovvero per allontanare o annullare un influsso magico maligno. Queste invocazioni chiedono l'intercessione della Beata Vergine e dei martiri Ciro e Giulita di Tarso. Tra le immagini religiose troviamo la ferita sanguinante di Cristo, la Santa Croce e la Croce Tau di Sant'Antonio e di San Francesco. Questa cintura è in pelle di pecora lunga 3 metri 30 centimetri. Non è escluso che a quell'epoca la cintura fosse elastica e che potesse anche avere una funzione ostetrica. Stringendola alla parte superiore dell'addome avrebbe compresso il nascituro verso il basso, favorendone la nascita. Il taglio cesareo. Anche se qualcosa fosse andato storto, raramente si applicava un taglio cesareo su una donna viva, perché era molto probabile che non sarebbe sopravvissuta all'intervento. La mortalità del taglio cesareo prima del 1800 era elevatissima. Si interveniva solo nei casi più estremi, dopo giorni di travaglio e tentativi di liberazione cruenta per vagina. Il taglio cesareo su donne decedute invece era eseguito fin dai tempi antichi, ma il primo esempio riportato di estrazione di feto da donna viva risale al 1500 in Svizzera, ad opera di Jacob Newfer. Costui non era un medico, ma un macellaio, e aprì la moglie come misura estrema dopo giorni di travaglio. L'operazione venne autorizzata dalle autorità e madre e figlio sopravvissero. La donna ebbe anche altri figli dopo. Sembra che in realtà però si trattasse di una gravidanza addominale e non viene quindi considerato un vero taglio cesareo. Questo evento venne riportato nel 1581 nel libro Isterectomia di François Rousset, medico alla corte di Carlo Emanuele I, duca di Savoia. Nel testo veniva spiegato come effettuare un taglio cesareo, ma si pensa che l'autore non abbia mai eseguito veramente un taglio cesareo, ma l'abbia solo teorizzato, perché nel testo asserisce che non fosse necessario suturare l'utero, a causa della sua naturale capacità di contrazione.
ma questo avrebbe avuto come risultato la morte di quasi tutte le partorienti. Per questa specificazione e perché non abbiamo altre testimonianze e testi, in generale si pensa che i parti cesarei fossero veramente una rarità. Il vero metodo cesareo arriverà solo grazie al ginecologo italiano Edoardo Porro nel 1876. La nuova tecnica prevedeva però l'asportazione dell'utero e quindi toglieva alla donna la possibilità di nuove gravidanze. Togliendo però la principale fonte di infezione ed emorragia, la mortalità si abbassò drasticamente e scese al 20%. Dopo il parto. Dopo il parto le donne aiutavano la partoriente a farsi il bagno. E se tra di esse ci fosse stata qualche donna sterile, si sarebbe immersa nella stessa vasca, perché era diffusa la credenza che l'acqua in cui si era bagnata una partoriente propiziasse la fertilità. Il neonato veniva a sua volta lavato con acqua ed erbe aromatiche, oppure vino rosso o una mistura d'acqua e uova sbattute. Poi veniva avvolto in una stretta fasciatura che, come abbiamo già visto nel video dei bambini voluti nel Medioevo, serviva per farli crescere dritti. Un'usanza inutile che venne abbandonata parecchi secoli dopo. Infine, il bambino veniva deposto nella culla. Dopo il parto, la puerpera stava a casa almeno un mese, di solito 40 giorni, la cosiddetta quarantena. Per molti giorni era allettata, per questo nel 500 la puerpera era anche chiamata impagliolata, per via della paglia di cui era fatto il sacco del letto. Questo periodo serviva alla donna per riprendersi, ma era anche un periodo di separazione necessario perché era considerata impura. Questo a causa del sangue postpartum, a cui veniva attribuito da secoli, anche dalla medicina, un potere negativo, corrosivo, simile a quello del sangue mestruale. Questa condizione di impurità la rendeva al tempo stesso, come abbiamo visto, pericolosa e in pericolo, perché era esposta alla morte e agli spiriti maligni. Il puerperio era caratterizzato da una stretta sorveglianza e da rigide norme protettive e di evitazione. La puerpera doveva osservare una dieta a base di pane e brodo, non poteva esercitare determinati lavori, non doveva uscire di casa, né essere vista o vedersi allo specchio. Se fosse uscita di casa, avrebbe potuto danneggiare i raccolti o portare disgrazie a chi la incontrava. Nelle tradizioni popolari esistono molte regole che hanno delle varianti a seconda dei contesti. La puerpera, in quarantena, generalmente si alzava dal letto solo per cambiarsi la camiciola. Davanti al suo letto di solito era sistemata una credenza colma di dolci, zuccherini, vini, in modo che chi sarebbe venuto a trovarla avrebbe potuto festeggiare il lieto evento. Anche il neonato era considerato impuro fino al battesimo e prima di esso andava quindi difeso, protetto con amuleti, talismani e immagini e oggetti sacri, in un misto tra sacro e profano. La levatrice poteva, se necessario, battezzare il bambino al posto del prete. Per la madre l'impurità finiva con la benedizione della puerpera, un rituale rimasto in vita fino a metà Novecento. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace. Ci sarà poi anche una seconda parte. Vi ricordo di venirmi a seguire su Instagram e ci vediamo qui su YouTube alla prossima. Ciao!